20 luglio. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Filippesi 1:6. Non permettere alla paura di bloccarti. Dio ti ha mai chiamato a fare qualcosa che non ti sentivi in grado di fare o che mai avresti pensato di dover fare? Dal momento che il Signore ci chiede attraverso la sua parola di agire in un determinato modo, non dobbiamo lasciarci condizionare dalle nostre insicurezze, paure e sensi di incapacità. Dio non chiama al servizio chi è capace, ma qualifica chi chiama. Le nostre inadeguatezze non lo sorprendono. Infatti la sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Seconda Corinzi 12:96. Chi si dispone a servire il Signore non deve lasciarsi scoraggiare dalle proprie limitazioni, ma deve dipendere dal Signore che usa chi si affida a Lui con fede ed umiltà. Il credente che serve il Signore fedelmente lo farà sempre con la consapevolezza che la sua capacità viene da Dio. È importante, quindi, riconoscersi sempre inadeguati, non per autocommiserarsi, ma per dipendere dal Signore. Non pensiamo a quanto siamo incapaci per quel determinato compito che il Signore ci chiede di assolvere, ma ricordiamo che Dio è più grande di tutto ciò che affrontiamo, non importa quanto invalicabile possa sembrare.